Siamo qui a commentare uno 0-0 che per quanto riguarda possesso palla, predominio territoriale e soprattutto occasioni da gol create poteva tranquillamente non essere appunto un risultato d'occhiali. Bocale che di fatto ha buttato via una vittoria. Sì, noi ci tenevamo tanto a fare questi 3 punti, anche perché cioè, l'obiettivo adesso, una volta salvati, è goderci queste ultime giornate, divertirci giocando a calcio, fare vedere un po' di calcio spettacolo e nelle nostre corde. Oggi ci tenevamo tanto, abbiamo giocato un primo tempo controvento, un pochettino a stenti, però abbiamo fatto due o tre occasioni, poi il secondo tempo l'avete visto tutti quanti, è stato un pullman davanti alla porta avversaria e non voleva entrare, ne abbiamo giocate parecchie palle, abbiamo avuto sempre il pallino non voleva entrare, quindi non lo so, più di questo dobbiamo solo ringraziare tutti i giocatori perché ci hanno messo del loro come sempre e andiamo avanti a giocare queste ultime 3 partite per toglierci alcune soddisfazioni e arrivare almeno quarti. Certo, appunto però vedere tra il rigore nel primo tempo e le varie occasioni, alcune davvero clamorose non sfruttate, ci cioè viene da pensare davvero che oggi proprio fosse una giornata stregata. Sì, effettivamente è vero. Purtroppo capitano di queste partite, ne succedono, il calcio è anche questo, è anche bello per questo, però alla fine loro sono venuti qua con l'intento di giocarsi la partita e di tirare fuori uno 0-0, un pareggio. Anche se a loro gli mancavano 3 elementi di spicco, però a noi l'ultimo momento ci è mancato Tripodi, ma non per questo non abbiamo giocato bene, perché poi i rincalzi ce li abbiamo anche buoni e abbiamo anche degli under ottimi. Vedi Zuccalà che è entrato nel finale del secondo tempo, ha fatto la sua onesta partita e comunque bravi a tutti i ragazzi, io non posso dire che bravi. Una Scalea che è riuscito a portare via da Bocale un pareggio, un punto importante per la sua classifica, viste anche le tante assenze che c'erano quest'oggi. Certo però anche il Bocale ha sprecato tante opportunità, siete stati bravi voi a fermarli in numerose iniziative. Bravo Loccisano nel parare il rigore e anche altri interventi decisivi. Probabilmente avete anche cambiato qualcosa nel secondo tempo con l'ingresso di Macri, sembra lo Scalea nel primo tempo in attacco non si è visto, nella ripresa invece siete anche andati vicini al gol in alcune circostanze. Guarda, voglio prima di tutto fargli i complimenti per l'accoglienza che ci ha riservato il Bocale, ma non avevo dubbi su questo. Dopo, passando alla gara, è vero, c'avevo tre assenze importanti, Angotti, Anzalone e Martinez, che nessuna squadra vorrebbe che fossero regalati. Abbiamo subito tanto, siamo stati pure a momenti un po' fortunati, Loccisano è stato bravo pure a parare un rigore. Ma questa è la partita da fare oggi qua a Bocale, con diverse assenze, ho giocato con 6 under, quindi non era facile. Però devo fare i complimenti a questi ragazzi che oggi hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo. E a questo punto oggi qua a Bocale è oro colato. Ci hanno messo sotto, è vero, la partita l'hanno fatta loro, il primo tempo l'hanno tutto a parte Bocale, ma era quello che ci aspettavamo e quello che ho preparato durante la settimana. Nel secondo tempo con l'ingresso di Gino Macri ho cercato di dare un po' di vivacità, anche perché Gino tutta la settimana non si è potuto allenare per motivi di salute, che non stava tanto bene, e avevo già detto che se mi doveva dare una mano per 25-30 minuti potevo contare tranquillamente su di lui. Così è stato fatto e sono veramente contento. Adesso ci godiamo questo pareggio e da martedì cerchiamo di fare un'altra settimana serena e tranquilla per preparare la partita contro la Rossanese, che dove dobbiamo veramente fare una grande partita, una gara veramente gagliarda e che dove ci potrà dare quella spinta in più per cercare di uscire fuori da questa situazione. Ecco, un rush finale per lo Scalea alla ricerca di quegli ultimi punti che mancano per consolidare una salvezza, la permanenza in eccellenza. Saranno 3 partite, 3 autentiche battaglie, o perlomeno si cercherà di arrivare almeno all'ultima partita per cercare di, già essendo salvi. No, no, non è così, non è il mio pensiero, non è il mio pensiero dei miei giocatori, si dovranno fare 3 partite e 3 battaglie e alla fine tireremo le somme, perché nessuno ti regala niente e quindi è giusto che ce la giochiamo fino alla fine. Quindi questi ragazzi lo sanno, non dobbiamo mollare e sono contento di questo gruppo perché veramente è un gruppo che
che lavora, non si lamenta mai, e dobbiamo continuare su questa strada anche se mancano 3 partite. Però il bello è quando vai al campo che vedi i ragazzi col sorriso e che in campo ti danno il massimo, non mollano mai. Questo è quello che cerco, e dopo il risultato del campo lo accettiamo comunque vada. Quindi pensiamo a domenica contro l'Olimpico a fare una grande partita, e dopo vediamo un po'.